Bene, intanto voglio salutare tutti gli amici del blog di Bebè Grillo e confidando appunto in loro per quanto ascolteranno. E devo dire grazie a Simona, nostra prima bambina e ora ragazza, è da lei che abbiamo avuto questa opportunità. Ecco, l'AFA Centro Reur è l'organizzazione che ha un accreditamento con la Regione Liguria e segue 400 bambini con problemi di udito, linguaggio, comunicazione, intesa come sindrome dell'area autistica, bambini con altre problematiche, sino alla fascia evolutiva, però noi abbiamo bambini piccolissimi, anche di 4 mesi, perché con lo screening neonatale audiologico arrivano da noi così piccini. Hanno una strada sicuramente facilitata per quello che è il loro futuro. Noi abbiamo 50 dipendenti che lavorano fra personale terapeutico e amministrativo. E in questo momento ci troviamo in grosse difficoltà perché un ex dipendente ha preso parecchi quattrini per vie diverse, aiutata forse da altri, e ci troviamo in una situazione gravissima in questo momento di liquidità. Per cui questo è anche un appello di solidarietà che noi vogliamo rivolgere a tutti gli amici. Il nostro servizio è un servizio di alta qualità, di eccellenza. Vengono bambini non solo della Liguria e del Piemonte, ma vengono bambine per le diagnosi anche da fuori Genova, da fuori Liguria. Prepariamo loro anche delle diagnosi, prepariamo anche un programma di riabilitazione che poi in contatto con i loro terapisti cerchiamo di svolgere anche a distanza. Quanto devo dire è che l'aiuto che ci viene dato è un aiuto che in questo momento è grandissimo, perché abbiamo difficoltà di liquidità, come ho già detto, e quindi questo vuol dire anche gli stipendi dei nostri professionisti. Simona è un nostro testimone, perché è una ragazza di grande forza, di grande valenza, visto che lei stessa è stata nostra bambina in riabilitazione, vuole dare un grosso aiuto a questo. Ecco perché noi chiediamo a tutti voi veramente di poter fare qualcosa. Ciao a tutti, sono Simona Corbani, sono appunto qui con Silvana Baroni, che stiamo cercando di salvare il Centro Reur, per cui lanciamo un appello a Beppe Grillo, che conoscendolo so che è una persona molto sensibile nei confronti dei bambini disabili. Con questo mio appello vorrei chiamare anche il Movimento 5 Stelle, per cui chiediamo che tutti insieme possiamo aiutare il servizio affinché possa continuare. I miei genitori mi hanno portato al Centro Reur quando avevo 3-4 anni, ovviamente con problemi uditivi non potevo parlare, per cui entrando in questo centro ho affrontato un lungo percorso riabilitativo e oggi, grazie a tutti i logopedisti e tutto lo staff che mi ha seguita, parlo, interagisco con la società e inoltre frequento l'università e entro breve mi laureo. Sono una mamma di un bimbo seguito dal centro AFA Reul di Genova da ormai 2 anni. Siamo davvero fortunati ad essere seguiti così bene in tutto quello che riguarda sia la terapia presso il centro, sia nel supporto che viene dato a noi famiglia e alla scuola. Davvero vale la pena lavorare su tutti i fronti per il sostegno del centro e per poter avere un'attività lunga e così puntuale, così produttiva di effetti. Sia per noi che ne abbiamo bisogno di avere il supporto a volte emotivo, ma anche quello che ci consente di raccogliere grandi risultati nel tempo. Per cui aiutateci. Ciao. Io sono Marina Carpi, sono un coordinatore dei terapisti e opero e collaboro con l'Associazione Famiglie già da prima che questo centro nascesse, per cui dal lontano 1975 che mi dedico all'associazione e poi in seguito al centro quando si è sviluppato come servizio. Prima è un servizio di tipo ambulatoriale, i ragazzi su richiesta della famiglia dopo un periodo
iniziali di osservazione e una formulazione di diagnosi sulla base di tutti i dati emersi dai test, da tutte le prove che vengono richieste. Il direttore medico neuropsichiatra infantile produce e dichiara alla famiglia che tipo di disturbo ha il bambino, e da lì si ha inizio con un trattamento che viene segnalato dallo stesso medico. I bambini fanno dei trattamenti settimanali della durata circa di 55 minuti, sono trattamenti logopedici, psicomotori o nell'area neuropsicopedagogica. Questo è il trattamento di per sé sul bambino. Teniamo conto che il servizio lavora anche con la famiglia, incontri con i genitori. Questo per me è importantissimo segnalarlo. I bambini che hanno problemi di udito vanno monitorati nel tempo, la protesi va controllata. L'importante è che anche in un disturbo di linguaggio si tenga conto del giudizio dell'otorino, della visita audiometrica, ed escludere altre patologie per focalizzare il problema bene. Cercare di valorizzare i punti forza dei bambini, perché è più importante capire che cosa può fare piuttosto che quello che lui non è capace a fare. Quello che non è capace a fare è evidente a tutti, e su questo, sul punti forza, si può fare un progetto vita. Dunque, questo ambiente definito cabina silente è il luogo dove i bambini vengono sottoposti a visita e soprattutto a controlli audiometrici. Il collega logopedista che con l'otorino condizionano il bambino, un po' distratto, ricerca un suono, una luce, un'immagine che gira in questo piccolo televisore, e poi l'otorino, non visto, manda degli impulsi sonori che sono suoni in hertz, e se sono in via aerea o ossea, oppure con la protesi, che si chiama, definito così, campo libero. Questo per valutare, proprio come si diceva prima, se la protesi funziona, che guadagno dà rispetto alla perdita. I bambini si abituano, cercando altro vengono distratti, e poi il medico, che è uno specialista, lo può valutare la reazione degli occhi, la respirazione, secondo l'età. Un luogo molto importante, ripeto, sono strumenti nuovi che abbiamo da poco tempo e sui quali, insomma, li teniamo con grande cura. Buongiorno, buongiorno. Ecco, questa è una stanza dove si svolge l'attività neuropsicomotoria. La dottoressa Sara Vitti è, diciamo, una tra le prime, anzi la primissima neuropsicomotricista che ha cominciato a lavorare con AFA Centro REUL. L'attività neuropsicomotoria, se sbaglio mi correggi, è un'attività che può essere rilevante, prima attività da svolgere con certi bambini che hanno determinate patologie. In altre occasioni, come su un disturbo di linguaggio, perché spesso i bambini che hanno un disturbo nel linguaggio hanno un po' di disordine. Questo disordine deve essere ben organizzato nello spazio, nel tempo, e meglio che uno specialista non c'è. Lo spazio si organizza con attività di movimento, utilizzo di palloni, percorsi, cubi, tappeti, eccetera eccetera, per poi rientrare tutto in uno spazio più piccolo, che sarà domani quello del foglio. Cioè, io mi devo organizzare nello spazio per sapere, per leggere correttamente, devo cominciare da sinistra per arrivare da destra. Ma se io non so, e non so dove sono e come sono rivolta nello spazio, ho difficoltà. Questa, diversamente, è uno spazio riservato alla logopedista. Anche qui troviamo materiale giocoso. Soprattutto l'abilità del logopedista è quello di cogliere l'interesse del bambino, svilupparlo e indirizzarlo verso il trattamento che si è prefissato. Ogni terapista organizza un progetto riabilitativo che viene condiviso nell'equipe e soprattutto con la famiglia, e si danno delle scadenze per raggiungere degli obiettivi. Si possono raggiungere, qualche volta ahimè non si raggiungono, ma bisogna sempre programmare per poterci rivedere e per domandarci cosa abbiamo fatto. È sempre molto importante
cogliere l'attimo e soprattutto aiutare il bambino a concentrarsi sull'attività. Sono bambini, bisogna dare a loro il tempo ed essere anche molto abili per riuscirci. Questo è proprio il mestiere della logopedista. Devo dire che siamo molto soddisfatti dei lavori svolti con noi, abbiamo insomma un bel gruppo di persone, veramente un bel gruppo di persone nel vero senso della parola.